8 gol regolari, ben 7 quelli annullati, che fanno il paio con due montanti. Bentornati a Zemallandia. Il Delfino supera il turno di Coppa solo ai supplementari, soffrendo più dell'Ecito contro la ripescata triestina. Alla Bardati in vantaggio al quarto. Arquaro capitalizza un corner svettando in area abruzzese. Repentina replica dei padroni di casa, cui vengono annullati 3 acuti in solo 7 minuti. Tutti per offside. Il pari, quello vero, arriva al 27esimo. Carraro per Mazzotta e successivo cross per Pettinari, preferito a Gans, che beffa Boccanera. Rete annullata al triestino Arma prima del sorpasso adriatico. Brugman gonfia la rete al 39esimo, fruendo del suo piede maleducato, il sinistro. Prima del duplice fischio gli ospiti impattano grazie allo scafato Arma, che sfrutta a menadito le topiche della terza linea biancazzurra. La ripresa si apre con la traversa di Proietti, ma al 30esimo chi passa in vantaggio è l'11 di Sannino con il solito Arma, aiutato dai bradi Piccoda e Mazzotta. Sembra finita, ma il Pescara scova l'anima all'ultimo minuto. Fallo di Acquaro su Gans, subentrato a Pettinari. L'ex scaligero non fallisce dagli 11 metri e il match va ai supplementari. Lampo di Koulibaly all'alba della prima frazione, ristabiliti i pronostici della vigilia. Il pokerissimo realizzato dal virgulto del sole rende meno frenetici gli ultimi minuti di un match infinito, almeno quanto le emozioni. Un classico del calcio zemaniano. Io penso che la squadra ha giocato, noi da centrocampo in su abbiamo creato qualcosa, fare 11 gol in una partita non è poco, anche se 6 erano in fuorigioco, mentre dietro soffriamo.